sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai, così felice, sbalordito, non t'ho visto mai. A tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà. Chissà che faccia che farai, quando la vedi alla televisione rimarrai senza parole. Clicca se seguici. Buonasera e benvenuti a un numero speciale di A Tutto Campo, perché il Pescara di fatto sta giocando. La gara si sta concludendo allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia e si sta concludendo anche la stagione della squadra biancazzurra sotto 2-0 nella gara casalinga del secondo turno dei playoff di girone contro la Juventus Next Gen. Un gol per tempo per i bianconeri fino a questo momento. Non vi preoccupate, tra poco andremo allo stadio Giovanni Cornacchia che andremo a ascoltare dalla viva voce di Pierluigi Vasile e dei suoi ospiti le sensazioni a caldo dopo questa sconfitta che sta maturando. Siamo davvero nei minuti di recupero, si attende solo il fischio da parte del direttore di gara Del Rio di Reggio Emilia. Una partita, quella della Juventus Next Gen, che ha impostato con un gol subito in avvio al sesto minuto con Sekulov, il raddoppio proprio in apertura della fase di recupero con Guerra al minuto 91. Guerra che si conferma autentica bestia nera per la formazione del Pescara, sotto 2-0, ricordiamo, si sta giocando la fase di recupero, mentre adesso comunque c'è da registrare il gol del Pescara che riapre un po' i giochi. Siamo comunque nella fase di recupero, ricordiamo che al Pescara per accedere comunque al turno successivo servirebbe il pareggio e quindi un altro gol. Staremo a vedere anche quanto l'entità del recupero all'Adriatico Giovanni Cornacchia. C'è il gol da parte della squadra biancozzurra di Cascione. Comunque, in attesa di definire un po' il tutto e di collegarci con lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, dalla pancia proprio dell'impianto pescarese, con Pierluigi Vasile e i suoi ospiti, tra cui anche Walter Nerone, andiamo a vedere quello che è successo. Ben poco in questa serata, perché sono stati pochi i gol segnati, anzi i tre di Pescara Juventus Next Gen di fatto rappresentano il massimo di questa serata. Triestina Gian Erminio 1-1, è successo tutto negli ultimissimi minuti. Ospiti avanti con Fall all'82esimo, il pareggio della Triestina degli Alabardati con Malomo all'86esimo. Atalanta Legnago 1-1, 18esimo gol di Sissé per i bergamaschi, il pareggio di Sviderkowski al 38esimo, con l'Atalanta in 10 dal 71esimo per l'espulsione di Comi. Perugia Rimini 0-0, Casertana Cerignola 0-0, Taranto Picerno 0-0, con ospiti in 10 dal 20esimo del primo tempo con l'espulsione del capocannoniere Jacopo Murano. Pescara Juventus Next Gen, come detto, 1-2, perché i biancazzurri hanno accorciato qualche istante fa, ma adesso c'è il gol della Juventus. Sta succedendo tutto davvero nei minuti di recupero di questo match. L'Adriatico Giovanni Cornacchia, viene segnalato il gol del 3-1 per la formazione di mister Brambilla. Ricordiamo, al sesto Sekulov, al 91esimo in pieno recupero Guerra, che ricordiamo si conferma ancora come bestia nera della formazione biancazzurra. E adesso c'è un altro gol dopo l'1-2 di Milani al 97esimo, lunghissima la fase di recupero allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, gol che però non è stato convalidato del 3-1, forse sì, adesso stiamo vedendo, ma ovviamente si sta giocando in questi minuti il match tra Pescara e Juventus Next Gen. Sono minuti anche palpitanti, ricordiamo, al Pescara
servirebbe il pareggio. Comunque, per effetto dei risultati che abbiamo letto in precedenza, cedono al turno nazionale, al primo turno nazionale, Triestina, Atalanta, Perugia, Casertana e Taranto, che alle formazioni alle quali bastava pareggiare entro il 90° per accedere al turno successivo. Io ricordo, sempre prima di darvi il finale da Pescara, convalidato il gol del 3-1 della Juventus Next Gen, che riporta due marcature di vantaggio rispetto alla squadra di mister Cascione, di collegarci con lo stadio Giovanni Adriatico Cornacchia. Ricordiamo che il primo turno nazionale si giocherà il 14 e 18 maggio, il sorteggio ci sarà domani mattina alle 9:30 e oltre a Atalanta, Casertana, Perugia, Taranto, Triestina, ci saranno anche Vicenza, Carrarese, Benevento, che hanno chiuso al terzo posto i rispettivi gironi, alle quali si aggiunge il Catania, che entra dal primo turno nazionale in quanto formazione vincente la Coppa Italia. Quindi ecco il quadro un po' quasi definito, aspettiamo proprio il finale della gara Pescara Juventus Under 23, che ricordiamo rispetto alle altre è iniziata con 30 minuti di posticipo rispetto alle ore 20:30. 3-1 comunque a favore della squadra della Juventus Next Gen, quando siamo in pienissimo recupero, siamo attorno al 99°, dunque lunga la fase di extra time decretata dal direttore di gara Del Rio di Reggio Emilia. Juventus che ha conquistato già 7 vittorie esterne in questa stagione, che perse a Pescara lo scorso 2 settembre nella primissima giornata di campionato nel turno inaugurale, poi ad Alessandria, sede di gara della formazione di mister Brambilla, invece è arrivata la vittoria per 4-3, era ancora il Pescara targato Zdenek Zeman. Poi ci sono stati altri due allenatori, c'è stato un altro cambio tecnico, adesso c'è Cascione in panchina. Questa è la scelta proprio per affrontare queste ultimissime giornate di stagione. Il bilancio di Cascione è comunque positivo da questo punto di vista, perché comunque di sicuro ha indirizzato nel migliore dei modi la strada che a un certo punto sembrava persa, con diverse sconfitte, con tanti gol presi in trasferta dalla squadra biancazzurra, che però deve, di fatto si sta arrendendo, perché ancora non è finale all'Adriatico, del match di playoff che segnerebbe la chiusura della stagione per quanto riguarda quest'annata per il Pescara. Diciamo anche, poi vedremo anche gli highlights del match, sentiremo i protagonisti dalla pancia dello stadio Adriatico, vi invito a seguirci. Sono 4.923 paganti questa sera allo stadio Adriatico, con oltre 57.000 euro di incasso, 4 gli ospiti che erano presenti nel settore di loro competenza. Pescara che in corso d'opera ha fatto 3 sostituzioni, con Cornero che ha preso il posto di Aloy, Tunjov che ha preso il posto di Franchini, Sassanelli che è entrato al posto di Cangiano. Ovviamente mister Cascione ha provato un po' a modificare l'assetto in vista proprio degli ultimissimi minuti che hanno portato appunto a questo esito del match. Il match ancora che non si conclude, ricordiamo, ben 3 gol segnati nella fase di recupero: al 91° il 2-0 di Guerra, il gol di Milani al 97° e poi al 99° il gol di Mbangula, giocatore della formazione della Juventus Next Gen. Si sta giocando ancora, lunghissima la fase di recupero, poi ci faremo dire meglio dal nostro Pierluigi Vasile se c'era una motivazione. Vi dico subito che è arrivato il triplice fischio, dunque finisce la partita, Pescara 1, Juventus Next Gen 3, ricordiamo la selezione dei marcatori: al 6° ospiti avanti con Sekulov, al 91° il raddoppio di Guerra, poi Milani e poi Mbangula per il definitivo 3-1, questo significa che il Pescara chiude qui la stagione in maniera anticipata e alla prima fase nazionale si qualifica la Juventus Under 23, che come abbiamo detto nell'appuntamento di martedì scorso, rispetto a quello che succede in Germania, può ambire a vincere il campionato e quindi andare nella serie cadetta. In Germania, per esempio, la seconda squadra del Bayern non può invece andare in seconda
divisione nella Zweite Liga della Germania. Dunque, Pescara 1, Juventus Next Gen 3, questo il risultato finale allo stadio Giovanni Cornacchia Adriatico. Alla fine i gol sono stati appena 8 in 6 partite. Poi chiederemo anche a Pierluigi Vasile, anche ai suoi ospiti, un po' se questi playoff fino a questo momento stanno regalando emozioni e spettacolo. Sicuramente l'atmosfera non sarà delle migliori a Pescara, perché ovviamente si sperava quantomeno di accedere alla prima fase nazionale, le grandi ambizioni da parte giustamente del Pescara. Però io, grazie a Pietro Baldassarri in regia, vedo anche che abbiamo la vignetta, perché è un appuntamento speciale con A Tutto Campo, ma non ci facciamo mancare nulla. Allora vediamo la vignetta di Manuel Caringi, che possiamo andare a vedere con il pensiero proprio di Manuel Caringi. Questa vittoria contro la Juve Under 23 mi ha ricordato quella del 95, dove il Pescara vinse 5-1, tra l'altro con doppietta di Allegri, che qui nel disegno, da come si può vedere, sta esultando nel bel ricordo della tifosa pescarese. La triste e amara sconfitta di questa sera fa ritornare malinconicamente in mente ai tifosi del Pescara la scoppiettante vittoria, o meglio trionfo, con doppietta di Allegri appunto nel 95 contro la Juve di Vialli. Pescara che si è tolto comunque il lusso nella sua stagione, nella sua storia, di battere 5-1 la Juventus, ed è successo davvero a pochi, pochissimi, forse davvero, forse solo al Pescara nel suo passaggio dunque. E quindi la sconfitta della formazione biancazzurra 1-3 contro la Juventus Next Gen, la stagione che era iniziata con la squadra bianconera il 2 settembre scorso, la vittoria 3-1 in campionato all'esordio, e che finisce di fatto proprio contro i bianconeri 1-3. Ricordiamo la successione delle reti al 6° secolo, in pieno recupero Guerra al 46esimo della ripresa, e poi prima Milani e poi ancora la Juventus Next Gen di mister Brambilla con gol di Bangula. Siamo in attesa ovviamente di andare nella pancia dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia con Pierluigi Vasile, i suoi ospiti, le interviste a caldo appunto che saranno rilasciate sicuramente da Cascione, poi vediamo lo stesso Brambilla, poi vedremo se ci sarà qualche altro tesserato del Pescara che parlerà, che affronterà magari il tema legato a questa stagione. Proveremo a dare anche magari con lo stesso Pierluigi Vasile, che vi ricordo da subito, vi anticipo, venerdì prossimo tornerà per l'ultimo appuntamento di A Tutto Campo, che andrà a chiudere questa stagione con Tutto Campo qui sul Super J, per parlare del Pescara, per fare un bilancio, magari anche passando una settimana si proverà a parlare qualcosa di futuro, perché potrebbe essere un'estate molto importante, un'estate cosiddetta calda, non da un punto di vista meteo per il Pescara, perché da più parti si paventano l'ingresso di diversi fondi, o meglio l'interesse di diversi fondi pronti a entrare nel Pescara per subentrare a il patron Sebastiani. Staremo a vedere quello che succederà, ovviamente se si ripartirà da Cascione o meno, con quali progetti. Pescara che comunque, al di là di tutto, esce amaramente nel secondo turno di girone dei playoff, dopo aver chiuso la stagione regolare al 6° posto, esce contro la Juventus che invece ha chiuso al 7° posto, però ha messo in mostra comunque dei giocatori importanti. Mi viene da pensare a Merola, che è comunque sul taccuino di tante società, che è tra i primissimi posti nella classifica cannoniere. Quindi da questo punto di vista non è una stagione completamente da buttare via. Certo, per una piazza storica esigente come quella di Pescara è una stagione che deve far riflettere, perché ha concluso al 6° posto la stagione regolare e poi c'è questa uscita di scena dei playoff al 2° turno di girone. Ma sono tutti temi che affronteremo tra qualche istante con Pierluigi Vasile, che io ho l'ingrato compito di andare a sostituire, ma che riprenderà il timone. Ovviamente abbiamo approntato queste due trasmissioni, quella di martedì e quella di stasera, proprio per essere in diretta dallo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia ed avere le impressioni a caldo
fra qualche istante anche di quella che è una sconfitta amara sicuramente per il Pescara. Vi ricordiamo, domani il sorteggio integrale per il primo turno nazionale, 14 e 18 maggio, Vicenza, Carrarese, Benevento e Catania, alle quali si aggiungono le squadre che questa sera hanno passato il turno: Atalanta, Casertana, Perugia, Taranto, Triestina, Juventus Under 23. Le formazioni che si qualificheranno, sorteggio altrettanto integrale, il 21 e 25 maggio per sfidare Padova, Torres e Avellino, che invece si sono, hanno concluso al secondo posto i rispettivi gironi. Ma quella di domani è anche una giornata molto molto importante, perché qui si parla di playoff, ma nei tre gironi bisognerà stabilire anche le squadre che andranno a retrocedere. Quindi nel girone A si giocherà Fiorenzuola-Novara, nel girone B, quello che interessa più da vicino il Pescara, Recanatese-Vispesaro, gara di andata, poi il ritorno si giocherà a Pesaro, a Novara, nella settimana successiva, mentre nel girone C i play-out sono due e si giocheranno Virtus-Francavilla-Monopoli e Monterosi-Potenza, quest'ultima gara al Bonolis, sì, di Teramo. Vedo però già Pierluigi Vasile, a cui do intanto la buona serata, ecco, e lo faccio anche a Walter Nerone, stiamo approntando il collegamento, ovviamente stiamo microfonando grazie al lavoro anche di Massimo Lupacchini. Pierluigi, intanto buonasera, noi abbiamo toccato ancora qualche argomento, sì, però adesso ti do la linea a te. Sì, grazie, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Siamo in diretta dallo Stadio Adriatico di Pescara, negli spogliatoi, subito con Walter Nerone per commentare questo 3-1, un po' rocambolesco poi per quanto riguarda quello che è accaduto alla fine con l'esultanza della Juventus sotto la curva nord e tante proteste. Ma iniziamo innanzitutto dal risultato 3-1, il Pescara non si qualifica, risultato sostanzialmente giusto. Beh, un po' largo ma giusto, la Juve ha fatto vedere molto di più, non solo qualcosa di più, anche se la classifica diceva che il Pescara era un passo avanti, in realtà sul piano tecnico e direi io anche tattico la Juventus è stata più squadra, con delle individualità di tutto rispetto, ma non l'abbiamo certo scoperto questa sera, senza dimenticare che quella è un under 21 con un paio di fuoriquota, più giovane di quei ragazzi è del 2002, tolto Guerra ed è l'altra mezzala che è un 94, insomma è una squadra giovane ma fatta di giovani talenti. Quella, il Pescara si è confermato, insomma, una squadra che forse avevamo tutti sopravvalutato all'inizio, per non contraddire Zeman che ci diceva che era fortissimo. Walter, è un Pescara che ha iniziato male l'incontro come in tante altre occasioni, perché questa squadra per poter poi reagire ha bisogno di andare sotto? Un problema mentale? Ma non... Spesso si dice mentale perché magari non si trova una aggettivazione migliore, è semplicemente che è una squadra sostanzialmente immatura che non ha mai trovato i suoi equilibri durante la stagione e che come tale nelle affrontare le gare, al di là di quelle che potevano essere diciamo le preparazioni, il piano studiato a tavolino, diciamo, finiva che subivano l'avversario, hanno sempre subito l'avversario più del lecito. Le poche volte che non l'hanno subito, le partite le hanno, diciamo, controllate, fatte e anche vinte, il problema è che non sono state tante. Quali sono stati gli errori oggi, non solo nel primo tempo ma poi anche nella ripresa, quando alla fine insomma il Pescara ha cercato il tutto per tutto ma alla fine non è riuscito a fare un vero tiro in porta? L'incapacità di trovare soluzioni lineari, perché in fin di conto di gol ne poteva segnare, occasioni ne ha create, però erano tutte improvvisazioni. Io non so com'era il piano gara, perché quando prendi gol dopo 3 minuti è complicato gestire poi tutto il resto. Forse se si restava in pareggio per almeno un quarto d'ora in più, probabilmente la partita pigliava un'altra strada.
era certo che la Juventus non poteva aspettare, perché famosa storia dei due risultati su tre a favore del Pescara imponeva alla Juventus di farla la partita. Quindi paradossalmente quel gol all'inizio ha messo la Juventus in condizione di aspettare e giocare, diciamo, col Pescara un po' al gatto col topo. Dopodiché probabilmente si poteva tentare qualcosa di diverso già all'inizio del secondo tempo, però io mi rendo conto che un allenatore che sa che con il pari fa sua la sfida, prima di buttarsi all'arrembaggio ci riflette molto su. Dopodiché difficile entrare nella testa di Cascione se è stata cautela o mancanza di soluzioni alternative, perché siamo onesti, quali erano? Tungjov, giusto per tirare una punizione che non siamo stati capaci di procurarci. Dopodiché Sasanelli, non lo so, insomma, siccome non potevamo acquistare qualche nuovo giocatore questa sera, la vedo dura. Allora, scende il sipario su questo campionato. Noi siamo in diretta dagli spogliatoi dello Stadio Adriatico in attesa dei protagonisti dell'incontro. Possiamo incominciare a fare qualche valutazione. Innanzitutto, questa annata ha avuto, questa stagione ha avuto due allenatori, Zeman e poi Cascione, allenatori diversi, modo di giocare diverso, esperienze diverse. Che cosa ha fatto Cascione più di Zeman? Più di Cascione? Ma francamente, oddio, c'è stato anche l'intermezzo di Bucaro per le settimane di indisponibilità di Zeman. Sinceramente non riesco a vedere qualcosa di particolare. Ha fatto un discreto lavoro riorganizzando la fase difensiva. La squadra, almeno fino a stasera, subiva di meno. Tutti hanno lodato la prestazione di Cesena, a me ha entusiasmato poco, però è vero che al Cesena ammazza campionato il Pescara di Cascione ha concesso poco, pochissimo, che di meno difficilmente poteva concedere. Però è anche vero che nel momento in cui non concedeva non produceva più granché. Dopodiché i due risultati di Olbia e Fermo, diciamo, queste mitragliate sulla Croce Rossa, forse hanno illuso qualcuno, forse hanno riacceso entusiasmi di inizio stagione che non avevano ragion d'essere, e diciamo la realtà si è ripresentata subito nella sua amara dimensione, amara nella, diciamo, per un finale di stagione che è chiaro che quando vai ai playoff ogni partita diventa un passaggio che vuoi superare, per cui la delusione, quella di questa sera, è enorme, perché la partita era stata attesa come abbordabile, come alla portata, come, diciamo, come turno che si poteva passare. Secondo me non era così, però era naturale avere queste aspettative. La giocavi in casa, avevi due risultati su tre, nel calcio non sono dettagli questi. Ecco Matteo, direi di approfittare del fatto che abbiamo qui Walter Nerone per il commento, e che ancora i protagonisti non si vedono qui nella mix zone nello Stadio Adriatico, e per chiedere ulteriormente a Walter un giudizio sul pubblico. Questa sera 5.000 spettatori circa, il pubblico si è riavvicinato, alla fine i soliti cori contro Sebastiani, e finisce un ciclo oppure no? Non lo so, stiamo aspettando che finiscono i 15 giorni annunciati prima di Natale, prima di Pasqua se non sbaglio, per capire cosa succederà. Io mi ripeto noiosamente, io crederò
che il Pescara passerà di mano quando avrò conosciuto nome e cognome del nuovo proprietario del Pescara. Fino ad allora non credo che il Pescara passerà di mano. La piazza però ne sente il bisogno. Per la piazza il ciclo è decisamente finito e diciamo per la Pescara sportiva, la Pescara che tifa più che quella sportiva, io penso che ripartire per l'ennesima volta sarà difficile, perché ormai la frattura è quasi insanabile. Nel calcio poi se vinci 10 partite si sana tutto, qui penso che non basterebbe vincere un campionato per sanare, però ecco, la Pescara che tifa ha deciso che il ciclo è finito, e se Sebastiani non gli ridà almeno la Serie B la pace non arriverà mai. La Pescara sportiva forse merita qualcosa di meglio che non questo clima, perché poi alla fine questi 5.000 che all'Adriatico non sembrano neanche tanti, 8 campi di Serie C su 10 se li sogna normalmente, e quindi è un vero grande peccato anche questo. Ecco, partiamo dallo striscione che c'è stato oggi in Curva Nord. La nostra dignità è tifare la squadra della città. Finalmente uno striscione molto positivo, era rivolto agli juventini certamente, che hanno diciamo tifosi un po' in tutta Italia. Forse non è questa la Juventus che ha i tifosi in tutta Italia, però insomma, da dove ricominciare a questo punto? Io francamente non lo so, penso che se si continua con questa gestione si ricomincia da Delli Carri, perché è l'unico riferimento tecnico affidabile che c'è, con i suoi pregi e i suoi difetti. Daniele ne sa di calcio, ha una ottima capacità di talent scout, dopodiché è condizionato, come è normale che sia, dal budget societario e da tante altre situazioni. Io non so se varrà la pena ripartire da Cascione, visto il modo come è finito. A me dispiacerebbe per Emanuel se fosse considerato bocciato per non aver saputo cambiare una realtà che era difficile, molto difficile da cambiare. Però purtroppo in queste situazioni ne abbiamo già viste alcune. Il medico pietoso fa l'ammalato morto. Abbiamo avuto esperienze pesanti e dolorose di gestioni tirate avanti pensando o sperando nel meglio, che poi non sono andate oltre l'autunno. Secondo me il vero grande errore è stato quello di immaginare di ripartire l'anno scorso da quello che era un traguardo, cioè la quasi finale playoff, con un allenatore che anagraficamente non poteva prometterti di costruire chissà che in, diciamo così, in medio-lungo termine. Era uno che ti poteva far fare un campionato per vincerlo. Si è capito presto che purtroppo non era così. Adesso, senza voler scaricare su Zeman responsabilità, che certo in parte ha, ma che non, il fallimento non è così. È stato troppo aziendalista, cosa che di solito Zeman non è. Sì, ma tanti allenatori lo sono, aziendalisti, anche perché insomma l'allenatore in fondo è un manager cui viene affidata la gestione di una impresa, solo che qui non ci sono macchine ma ci sono uomini, quindi il manager può essere anche il migliore, ma poi se non riesce a mettere, come dice spesso il nostro amico Giorgio Repetto, individuare 11 buoni giocatori, ciascuno tra i migliori nel proprio ruolo, non è impossibile. La cosa difficile poi è fare di 11 giocatori una squadra, ancora di più lo è di farne di 24. Quest'anno non c'è riuscito neanche Zeman, era difficile ci potesse riuscire,
prima Bucaro e poi Cascione, e io credo che diciamo, un primo segnale potrebbe essere quello di decidere quanti ne vuoi salvare, 5, 6, 4, 3, 8, fai quel nucleo e vai a lavorare sul futuro. Non dobbiamo fare, non è giusto fare processi, ma qualche errore è stato fatto, allora da parte di chi? Errori li hanno fatti, secondo me li hanno fatti tutti. Ho già detto che il primo errore è stato la società, quello di ripartire da Zeman senza dargli una squadra per vincere il campionato. Se prendi Zeman gli devi dare una squadra per vincere il campionato, non ti devi togliere il centravanti capocannoniere, non ti devi levare uno di quei centrocampisti l'anno scorso che in C potevano e possono fare la differenza, cioè dovevi salvaguardare il nucleo dell'anno scorso e migliorarlo. Nel momento in cui tu al nucleo dell'anno scorso hai messo insieme 15-16 nuove scommesse, al nucleo, ai resti, non al nucleo, ai resti dell'anno scorso, hai messo insieme 15-16 scommesse, diciamo che finirla meglio di così era complicato. Già aver affrontato i play-off, aver conquistato i playoff senza molte sofferenze è stato un buon risultato. Quindi, primo errore è stato quello. Secondo errore, diciamo che probabilmente il mercato di gennaio, pensato per tappare qualche buco in un organico che mostrava il fiato corto, quest'anno il mercato di gennaio è stato, ci ha riportato indietro di qualche stagione, è stato un fallimento totale sia per il rendimento degli uomini ma anche per la scelta. Non erano gli uomini che servivano al Pescara per cambiare marcia o per riprendere la vecchia marcia. Sono stati scelti, adesso non mi perdonerà qualcuno, sono stati scelti scorte di mercato, giocatori che dove stavano o stavano male o non potevano o non volevano più stare, e non giocatori che potevano venire qua, perché se copri qualcuno a gennaio, tu che hai ambizione di fare secondo, terzo, devi comprare qualcuno che viene qua e quando esce dall'autostrada dici ok, questo è il nuovo titolare in quel ruolo. Stasera non a caso nell'11 e anche la settimana nell'11 base di quelli non ce n'era nessuno. Quindi ci sono una serie di errori che vanno dal presidente al primo allenatore, ma secondo me passano anche per il secondo e il terzo allenatore, perché questa cosa di puntare su uomini chiaramente inadeguati come Tungio per 3-4 settimane per poi accantonarlo negli appuntamenti più importanti, allora che senso ha avuto averlo cercato di rivalutarlo in quelle circostanze? Che forse non si era capito che quel ragazzo ha caratteristiche incompatibili con una C di coltello tra i denti, da coltello tra i denti. Alcune scelte francamente non le ho capite e non le capirò nemmeno se me le spiegano forse. Allora, a questo punto stiamo parlando di allenatori e in attesa di vedere Massimo Brambilla che sta per arrivare, il mister della Juventus Next Generation, ti chiederei qualcosa. Vogliamo fare i complimenti a Luca D'Angelo che è riuscito da pescarese verace insomma a portare la salvezza lo Spezia. C'è una Pescara che vince, quella di Luca, l'ho visto poco prima dell'inizio della partita, era qui questa sera, gli ho fatto i complimenti che in qualche modo gli avevo fatto già ieri alla fine della partita, e gli ho detto appunto che è un vero peccato che talvolta lavorare con discrezione, non sparare frasi roboanti giusto per farsi citare dalle agenzie, purtroppo non paga in questo calcio fatto più di immagine che di sostanza.
Però ecco, nel calcio ci sono ancora personaggi come Luca D'Angelo, e questo a noi fa davvero molto, ma molto piacere, perché comunque insomma è un modo per tenere su una bandiera, un gonfalone che nella storia del calcio italiano, almeno in quello degli ultimi 50 anni, insomma, non è stato dei più trascurabili o dei meno importanti. Allora, siamo ancora in attesa di mister Brambilla, mentre per quanto riguarda il Pescara ancora non si vede nessuno. Vogliamo parlare brevemente, in attesa del mister della Juventus, di quello che è accaduto alla fine della partita, quando c'è stato il terzo gol da parte della Juventus, l'esultanza sotto la curva, e poi insomma c'è stato tutto un parapiglia. Come l'hai visto? Beh, io l'ho vista come molti uomini di campo probabilmente l'hanno vista. È sicuro, è probabile, personalmente non ho visto il gesto, è probabile che in quel mucchio che esultava per il turno, per il passaggio di turno conquistato, può anche darsi qualche gesto inopportuno sia stato fatto, e questo va censurato senza se senza ma. Però non tocca ai giocatori della squadra avversaria, in questo caso della squadra di casa, andare a farsi giustizia, perché comunque il risultato a quel punto era acquisito, e quindi tutto quello che è successo dopo è frutto di un nervosismo che si può capire, giustificare, comprendere, ma non giustificare, non in quella misura. Ma siamo onesti, in certe partite abbiamo visto purtroppo di peggio. Alla fin fine ho visto che la maggior parte dei giocatori sono usciti stringendosi la mano, insomma alla fine le scorie di quel minuto di a fil di nervi almeno tra i protagonisti sono passate. Certo, per una società blasonata quel gesto, come la Juventus, quel piccolo siparietto non è stato un bel vedere. Ma teniamo conto che, come dicevo prima, questi sono under 21, che un minuto prima si erano visti riaprire la partita e averla chiusa nel giro di 30 secondi probabilmente ha fatto perdere equilibri e serenità anche a qualcuno di loro. Bene, io direi a questo punto siamo proprio in attesa che arrivi, sta per arrivare il mister della Juventus. Naturalmente per quanto riguarda il Pescara dovremmo aspettare Matteo qualche minuto in più, e intanto se tu vuoi riepilogare i risultati proprio brevemente poi mi ridai la linea, perché avremo fra poco il mister della Juventus. Sì Pierluigi, più che per riepilogare i risultati, dicendo le squadre che domani vanno a sorteggio, domattina ricordiamo alle 9.30 per il primo turno nazionale, sono Vicenza, Carrarese, Benevento, Catania, Atalanta, Casertana, Perugia, Taranto, Triestina e appunto Juventus Under 23. Io torno da Pierluigi Vasile perché avevamo due curiosità soprattutto per quanto riguarda Pierluigi, ma soprattutto anche il Walter Nerone. Intanto grazie a Pietro Baldassare alla regia stiamo vedendo anche gli highlights, l'arbitro del Rio di Reggio Emilia, ricordiamo quasi 5.000 paganti, 4.923 per l'esattezza, più di 57.000 euro di incasso, 4 gli ospiti nel settore loro riservato. Il match inizia subito male per il Pescara con il gol al sesto minuto, ecco, segnato allora, scusami, da Seculov. Scusami poi Matteo, perché abbiamo il mister della... Allora, della Juventus, Massimo Brambilla. Allora, superato il turno contro un Pescara che ha lottato fino alla fine, ma la Juventus è stata più forte. Sì, penso che nell'arco di 90 minuti abbiamo meritato di vincere, abbiamo sofferto in alcuni frangenti, ma penso che sia normale contro una squadra come il Pescara che ha attaccanti veramente di qualità. E poi siamo riusciti a chiuderla con quella ripartenza. Dietro abbiamo tenuto bene, abbiamo difeso, insomma i ragazzi sono cresciuti e questo è sotto gli occhi di tutti. È un passaggio del turno meritato che ce lo siamo guadagnati col lavoro, col sacrificio da parte di tutti. Siete stati bravi poi a frenare il Pescara dopo che il Pescara ha subito il vostro gol. Poi alla fine c'è stato un po' di nervosismo che è terminato con l'esultanza che poi ha generato tutto quel parapiglia.
Sì, è logico che il gol iniziale nostro ci ha facilitato un po' la partita, perché ha capovolto un po' l'aspetto mentale delle due squadre. Poi abbiamo tenuto quando il Pescara ha cominciato ad attaccare, ad alzare tanti uomini, ad alzare la pressione, e i ragazzi sono stati bravi a tenere. Poi il parapiglia finale non ci voleva, è nato da... io non ho visto bene, non ho visto quasi niente, mi dicono che hanno esultato sotto la curva. Io conosco i ragazzi, specialmente anche Sam, è un ragazzo, non l'ha fatto con cattiveria, ma l'ha fatto con un po' di ingenuità, di leggerezza. Peccato, perché poi perdiamo un giocatore per espulsione, era una cosa che non ci voleva. I ragazzi devono crescere anche sotto questo aspetto, e devono capire che quando si fa gol devono venire a risultare con la loro panchina, che è la cosa migliore. All'inizio avrebbe messo... Posso fare una domanda? Sì, prego. Per il Pescara è stato, la Juventus è stato l'inizio e la fine della stagione, per voi vi auguro che duri ancora a lungo. Che Juventus è quella di oggi rispetto a quella di settembre? Che Pescara ha visto diverso da allora? Ma allora io posso parlare per noi, strada facendo siamo diventati squadra, abbiamo alzato la qualità del nostro gioco. I ragazzi sono maturati perché hanno fatto esperienza, e questo penso che sia sotto gli occhi di tutti il fatto di aver fatto un girone di ritorno da terzi come punteggio, chiaramente dimostra questa crescita. Poi per quanto riguarda il Pescara non so cosa dire, so che hanno avuto insomma qualche problema anche con mister Zeman, insomma io preferisco parlare dei miei. Chiaramente conoscendo i miei ragazzi dall'inizio è logico che la prima partita qua abbiamo avuto grandissime difficoltà, però ora dopo quasi 8-9 mesi sembriamo un'altra squadra, quindi devo fare complimenti a loro. Bene, allora grazie a mister Brambilla, complimenti e in bocca al lupo per il prosieguo. E il lavoro paga, dice Walter Nerone. Allora a questo punto dimmi pure, Matteo, quali erano le vostre curiosità. Intanto volevo chiedere a te e a Walter Nerone se questi playoff stanno esprimendo spettacolo, soprattutto questa sera. In 6 partite sono stati segnati 8 gol, e se togliamo i 4 della gara di Pescara, appena 4 gol con 2 pareggi per 1-1 in 6 partite. La seconda curiosità: 15 partite tra primo e secondo turno, 2 sole vittorie esterne, entrambe del girone B. Martedì del Rimini a Perugia, questa sera della Juventus a Pescara. Ma ecco, sull'aspetto, hai sentito la domanda, Walter? No. Allora, ci chiedeva Matteo sulla spettacolarità di questi playoff, se c'è stata o non c'è stata, 2 sole vittorie esterne. Ma oddio, questi primi turni francamente, io ho visto, a parte ovviamente le 2 partite del Pescara, un po' di spezzoni, perché chiaro la contemporaneità non ti consente poi di vedere pezzi importanti di gara, ma questi primi turni sinceramente non hanno fatto vedere granché. Il meccanismo del doppio risultato diciamo che in qualche modo indirizza le partite in un certo modo, e se non succede qualcosa come a Pescara questa sera, che la squadra diciamo teoricamente avvantaggiata si trova sotto, quindi la partita un po' si apre, come si vede anche dai risultati, insomma sono la maggior parte delle partite, diciamo, la squadra più forte la gestisce sul contenimento dei rischi, quindi sul piano spettacolare. Poi ovviamente diciamo, non è detto che nel contesto delle singole partite qualcosa di interessante non sia venuto fuori. Personalmente per adesso non ne ho molte tracce. Qualche anno, anche l'anno scorso sicuramente la seconda fase dei playoff fu tecnicamente molto interessante. Io mi auguro lo sia quest'anno, me lo auguro per chi lo fa e per chi lo dovrà seguire. Noi lo guarderemo da lontano, però ecco questo... Chi è la favorita, Walter, secondo te?
Ma è una bella lotta, c'è sulla carta per gli sforzi iniziali dovrei dire Triestina da una parte, Avellino dall'altro, però l'ultimo periodo il Padova mi è sembrato di livello. La Torres ha fatto una stagione di livello alto e quindi avrà le sue carte da giocare. Poi queste tre settimane di pausa in qualche modo possono aver anche cambiato un po' le carte in tavola. Qualche squadra potremmo ritrovarla brillante come non ce l'aspettiamo, insomma. Quindi non escluderei la classica sorpresa come il Lecco l'anno scorso, però ecco, insomma, Benevento, Avellino, Triestina, Padova, Torres, Carrarese, teoricamente non si dovrebbe uscire da questi. L'intruso è il Catania, che con la Coppa Italia si è guadagnato un passaggio dei privilegi, ma tecnicamente le prime squadre che ho citato, io personalmente dovessi puntare su una, in questo momento punterei sul Padova di Oddo, perché come squadra è quella è più adatta per il dentro fuori, tutte le fish su 90 minuti, poi magari mi va fuori alla prima partita e come al solito top pronostico. Allora, ti faccio una domanda che poi farò a Cascione, e a lui chiederò se si aspetta la riconferma per il prossimo anno, a te ti chiederò, secondo te ci sarà questa conferma? Io non la escludo, però la vedo molto problematica per una serie di fattori ambientali, non me la sento di dare un giudizio negativo sul suo lavoro, anche perché ha avuto davvero poco tempo e soprattutto ha avuto partite sulle quali non poteva molto sperimentare, quindi non si può dare un giudizio sul lavoro complessivo, sul lavoro di Cascione, sulla capacità di leadership di Cascione. Adesso, al netto delle malignità che girano, che Cascione va in banchina e Dell'Icarri fa la formazione, io credo che fattori di natura anche extra tecnica rendono un pochettino più complicato ripartire da Emmanuel, che come uomo, come persona sicuramente meriterebbe la chance, non a pescare da qualche altra parte. Ecco, fra pochissimo ci sarà anche Cascione ai nostri microfoni, siamo in attesa anche almeno di un giocatore, o forse non so se c'è qualcun altro che forse no, quindi non ci sarà nessun altro che si presenterà per quanto riguarda il Pescara. Allora, in attesa di Cascione abbiamo altri 3-4 minuti prima che arrivi, allora cerchiamo di fare ulteriori valutazioni, perché a questo punto questo campionato è chiuso per il Pescara, intendo dire, a questo punto bisogna pensare a quello che sarà il futuro. Allora, la prima questione è quella dell'iscrizione, ovviamente, come dicevi tu, il Pescara si iscriverà, probabilmente così ha promesso Sebastiani, e la seconda questione è quella di un cambio o meno al vertice della società, o meglio nelle quote società. Accadrà, e in che misura accadrà secondo te? Ma come dicevo prima, sul cambio in questo momento non scommetto 50 centesimi, ma neanche 5. Sull'iscrizione non ho motivo di temere sorprese, perché su questo punto bisogna dare atto a Sebastiani, non ha mai avuto né creato né dato l'idea di avere difficoltà. Ha ammesso di avere, di volerti in qualche modo alleggerire l'incarico, quindi l'impegno, quindi può anche darsi che abbia qualche possibilità di integrare la società. Non so in che misura, si sentono i soliti nomi, a parte i tedeschi e gli americani e i cinesi, c'è anche l'italiano. Secondo me è molto più facile, molto più probabile che magari venga in soccorso qualcuno molto più che parla la nostra stessa lingua. Campitelli?
Cambitelli ormai lo danno a San Benedetto, lo danno all'Aquila, lo davano a Pineto, lo danno a Pescara. Alla fine non lo so, forse tornerà a Teramo. Cambitelli lo danno dappertutto, può darsi che non vada da nessuna parte. E ce ne sono di personaggi anche non famosissimi che hanno voglia di calcio, voglia di fare calcio e di stare dentro. Bisogna creare l'humus, l'habitat per favorire il loro ingresso. Il clima a Pescara in questo momento oggettivamente deporrebbe più a favore di un cambio drastico che non di un'integrazione. E da lì parte tutto il resto, perché se la società rimane questa è ovvio che farà il mercato che hai fatto l'anno scorso, venderai 2-3 giocatori per fare cassa, come è giusto e necessario che sia, più necessario che giusto, ma è la realtà. Venderai 2-3 giocatori per fare cassa e poter ripartire, e dopodiché gestirai l'organico con la solita tecnica di cercare affari come è possibile e dove è possibile. Io di questo organico attuale 4-5 li salverei volentieri. Il problema è di capire se loro vogliono essere salvati, se da loro si può ripartire. Per il resto, insomma, ci vorrà spero sia stato già fatto in parte, ci vorrà un lavoro di scouting notevole. Dopodiché, siccome il Pescara non può fare la C da comparsa, bisogna mettere nel conto che magari invece di una rossa di 24 ce l'avrai di 20, ma due uomini di quelli che possono fare la differenza, in qualche modo li devi cercare, uno lì davanti e uno in mezzo. Assolutamente ci vogliono, e bisogna evitare di andare a inseguire il Tungov di stagione, ma qualcuno che magari abbia dato almeno un paio di prove, intendo un paio di stagioni serie di livello, e intorno a quelli poi diciamo completare l'organico. Mi vengono due parole in mente prima che arrivi Cascione, adesso proprio nell'imminenza dell'arrivo, che una è progetto e una è programmazione, cose che sono mancate negli ultimi anni a Pescara in maniera clamorosa, perché lo si è sempre ribadito ma non si è mai fatto. Sarà proprio il momento di incominciare a progettare un futuro. Secondo me il progetto ci sta sempre, ogni anno, ed è quello di arrivare vivi alla fine. Pescara, mettiamoci l'anima in pace, non è una società che ha dotazioni patrimoniali importanti, per cui secondo me il progetto, che se ne dica, e con tutto il rispetto per il presidente, perché non è l'unico, guardate che in questi anni di società blasonate a livello di Pescara ne sono saltate più d'una, e senza, ecco che c'è Cascione che mi toglie. Allora diamo subito il benvenuto a mister Manuel Cascione. Allora, è finita l'avventura del Pescara in questi playoff, e Juventus sicuramente squadra molto forte, ma insomma ancora una volta c'è stato un inizio che poi ha segnato la partita. Sì, è stato questo gol che comunque ha scombussolato un pochino i piani, il modo di giocare. Abbiamo avuto difficoltà poi, specialmente nel secondo tempo, a essere incisivi, perché loro sono chiusi con, come è successo anche in altre gare, sono chiusi tutti in difesa, abbiamo cercato un pochino di muovere la palla velocemente, qualche cosina, specialmente sulla sinistra riuscivamo a entrare, però poi dopo non riuscivamo a essere concreti in area di rigore. Dispiace perché comunque i ragazzi hanno dato tutto, ci hanno messo l'anima, e sono contento per quello che mi hanno dato, per la disponibilità, e questo risultato fa male, perché comunque sapevamo che potevamo passare il turno, avevamo ottime chance per andare avanti. Tornando al momento in cui hai preso il Pescara, pensi di aver fatto più di quello che magari ti aspettavi o meno? No, abbiamo lavorato tutti insieme molto bene,
Poi, dal punto di vista dei risultati? No, vabbè, i risultati è normale, si poteva fare qualcosina in più, però magari si poteva buttare il quinto posto, ma poi alla fine cambia poco perché abbiamo giocato comunque le due partite in casa con i due risultati utili e comunque abbiamo giocato con squadre che a livello tecnico non erano superiori a noi, quindi il rammarico più grosso è questo. Poi qualche errore è stato commesso da parte mia, da parte dei ragazzi. È normale che poi dopo le responsabilità sono di tutti quando non si riesce ad ottenere il risultato, però è stato un'esperienza importante. E come ho detto, ringrazio i ragazzi perché sono stati eccezionali, con grande disponibilità e professionalità. Hai detto è stata un'esperienza importante, ma cosa ti aspetti dalla società? Una conferma o che cosa? No, vabbè, è normale che da parte mia allenare Pescara è molto importante, però sono cose che decide la società, il presidente, il direttore, quindi non devo essere io a parlare assolutamente, faranno le loro valutazioni, poi se ci sarà la possibilità di andare avanti sarei molto felice, altrimenti comunque ringrazio enormemente per la possibilità che mi hanno dato, quindi vedremo. Tu comunque quindi sei disponibile. E dal pubblico, tu un pubblico lo conoscevi molto bene, un pubblico sempre caloroso, è stato molto critico con la squadra e soprattutto contro la dirigenza. E il pubblico di questa sera, i 5.000 non sono da sottovalutare, hanno tifato per la squadra, ma è una città che vive questo momento con grande difficoltà e tu sai perché? Perché conosci la città. È normale che la gente si porta un pochino le scuole, un pochino di quello che è stata l'annata, no? Però comunque sono stati presenti, ci hanno aiutato molto nonostante un momento un po' particolare che c'è fuori dal campo, però comunque speravamo di riaccendere un po' la miccia, no? per la città, per i tifosi, e cercare volevamo dare delle soddisfazioni, andare avanti tutti insieme questa cosa di non aver raggiunto l'obiettivo, normale, cioè, fa male, c'è rammarico perché avevamo le carte in regola per comunque passare almeno questo turno qui, poi dopo sarebbero state due partite a disposizione. Però è andata male e si deve guardare avanti in questo momento. Quanti rimpianti? No, rimpianti sono, come dire, sono stati episodi che hanno determinato la gara. Potevamo fare qualcosa in più sicuramente, che se no il risultato non sarebbe stato questo, però come ho detto, nel calcio si fa bene, si sbaglia, è normale, quando si sbaglia bisogna limitare i danni per raggiungere lo stesso risultato. Stasera non è stato così in una partita decisiva e quindi per questo motivo siamo fuori. Sei arrivato dopo Zeman e anche Booker, ma soprattutto dopo la personalità di Zeman, e questo ti ha danneggiato o forse ti ha favorito per certe cose? No, assolutamente, come ho detto, i ragazzi sono stati molto disponibili. Comunque hanno capito il momento, sono impegnati molto, ho cambiato il modo di giocare perché comunque sappiamo che il calcio del mister è un calcio comunque anche difficile da replicare, no? Sia per comunque il suo carattere e le sue idee. Io il mio e ho cercato di trasmettere ai ragazzi, tante cose siamo riusciti, in altre meno, però sono contento di questo percorso. Posso chiederti una cosa, una mia curiosità, hai dato molto spazio a Tungio nelle ultime partite, questa sera no? Sì, perché l'ultima partita aveva speso molto, era molto stanco e avevo visto Simone Franchini molto bene, infatti
Stasera secondo me ha fatto un'ottima partita con tanti sbagli, però sono stati sbagli più che altro dettati dalla voglia di fare, e quindi ci poteva stare questo caso, anche perché poi dopo, se avessimo passato il turno, sarebbero state altre due partite ravvicinate e c'era bisogno anche di cambiare qualcosina. Anche lo stesso Cangiano ha fatto una buona partita finché ha retto fisicamente, poi è calato anche lui perché ha speso molto sia in fase difensiva che in fase offensiva, quindi sono cambi che è obbligati e comunque abbiamo cambiato giocatori di qualità con altri di qualità, quindi rifarei queste scelte tranquillamente, senza dubbio. Bene, ti ringrazio, grazie per la tua disponibilità. E allora abbiamo ascoltato il mister, insomma credo che abbia detto sicuramente di aver fatto il possibile e poi insomma si è stati penalizzati da qualche errore fatto dalla squadra, fatto da me, ha detto insomma tutto molto onesto e lineare. È ovvio che un allenatore che è stato qua un mese e mezzo non puoi caricarlo di responsabilità superiori. Stavo parlando adesso con un paio di colleghi e come tipo di allenatore, come tipo di lavoro, diciamo, sarebbe interessante vederlo partire dall'estate. Il problema è che se chiudi così è complicato anche ripresentarti con lo stesso allenatore. Se chiudi così con la piazza delusa, malumori da tutte le parti per tanti motivi, è complicato ripartire con la stessa faccia, con le stesse facce. Ma sul piano anch'io avrei 3-4 contestazioni su errori da fare, però lui mi potrebbe pure rispondere: tu chi ci avresti messo al posto? Io gli ho chiesto di Tungio, lui ha detto ho visto meglio Franchini, lui aveva speso molto. Fin là ci arrivavo pure io, onestamente, adesso non per polemizzare, però voglio dire, è anche vero che se non gioca Tungio gioca Franchini, e se non gioca Franchini, cioè, la scelta è questa. Come se metti uno che c'ha un po' di numeri ma poi non li fa vedere, ne metti un altro che magari ti dà di più in geometria, in affidabilità, ma non ha i numeri, non ti risolve le situazioni, non ti risolve le partite. E l'organico era questo. Il problema è che nei primi 4 mesi Zeman ci ha nascosto i difetti di questa squadra e addirittura con quella famosa battuta più forte di quella dell'anno scorso ci ha illuso tutti. Quando abbiamo cominciato a capire questa cosa, per noi osservatori diciamo è stato un po' di disorientamento. Il problema è che si è disorientata pure la società, che non ha saputo correggere, non ha saputo intervenire e ha combinato il pasticcio che ha combinato a gennaio, e poi con Zeman va, Zeman resta, adesso al netto di problemi di salute ci mancherebbe, ma il problema Zeman resta si doveva porre prima di Natale e doveva condizionare il mercato, perché era chiaro che quella squadra stava sfuggendo di mano anche a Zeman, e quindi era un problema da risolvere prima di Natale, prima del mercato. Non è stato fatto, tutto il resto è una conseguenza, questa è la mia opinione, tutto il resto è una conseguenza di quell'errore, quel doppio errore madornale. Iniziare con Zeman senza avere una squadra per vincere il campionato, quindi non stavi costruendo niente. E non aver corretto prima di Natale quello che stava emergendo. Matteo, abbiamo proprio 2 minuti, poi dobbiamo chiudere. Hai una domanda, qualcosa? Ma più che una domanda, una considerazione. Probabilmente tra tutte queste incognite c'è una certezza, che è quella del pubblico, che anche questa sera ha risposto, come avete sottolineato in precedenza, con quasi 5.000 paganti. Quindi questa è una certezza e testimonia la bontà e l'attaccamento del pubblico di Pescara alla propria squadra, che possa andare bene o possa andare male, ma soprattutto anche in fase di una contestazione che avete più volte sottolineato.
Certo, il pubblico a Pescara c'è sempre, sappiamo poi che quando le cose vanno bene si entusiasma, è un punto di partenza sicuramente il pubblico. Il problema è che poi oltre al pubblico ci devono essere, come dicevamo prima, progetti, programmazioni, idee chiare, evitare gli errori, cosa che a Pescara probabilmente non si è fatto, si è stati molto leggeri, si è affrontato ancora una volta con sufficienza un campionato di Serie C. Poi sappiamo che nel calcio ci può essere la fortuna, la sfortuna, non sempre tutto può, le ciambelle escono col buco, questa volta c'è stata anche sfortuna, perché stasera c'è stato quel gol che è un pochino chiuso la partita, in realtà altrimenti poteva andare in modo diverso. Vedremo cosa farà il Pescara il prossimo anno, quali saranno i programmi, se ci sarà la stessa società, se sarà una società diversa, e direi che a questo punto esamineremo un po' queste tematiche facendo un bilancio del campionato e delle prospettive future. Venerdì prossimo riprendiamo il nostro orario alle 21, la nostra trasmissione, l'ultima di questa stagione, per poter fare così una valutazione generale su quello che è stato il campionato e quello che può essere il futuro del Pescara. Ringrazio Walter Nerone e Massimo Lupacchini qui dallo Stadio Adriatico di Pescara. Ringrazio te e i tecnici Piero Baldassarre e tutti quelli che ci hanno seguito in questa diretta dagli spogliatoi speciale a tutto campo e Pescara contro Juventus Next Generation, e l'appuntamento è a venerdì prossimo. È tutto dallo Stadio Adriatico, a te la linea, Matteo. Grazie a Pierluigi Vasile. Dunque si chiude qui questo appuntamento speciale di A Tutto Campo, speciale playoff, speciale post gara Pescara Juventus Next Gen. Ricordiamo il risultato finale: Pescara 1, Juventus Next Gen 3, con la formazione bianconera che accede di fatto al primo turno nazionale. Ricordiamo, domani c'è il sorteggio alle 9:30, Vicenza, Carrarese, Benevento, Catania, Atalanta, Casertana, Perugia, Taranto, Triestina, Juventus Under 23, due squadre Under 23, Juventus e Atalanta, saranno nel novero di questo sorteggio, con le gare che si giocheranno martedì 14, il ritorno sabato 18 di maggio. Questo appuntamento con A Tutto Campo finisce qui, come ha sottolineato più volte Pierluigi Vasile, tornerà nella consuetudine, nel suo appuntamento consueto, venerdì alle ore 21. Grazie anche a Pietro Baldassarre in regia, grazie a voi tutti che ci avete seguito, e ovviamente a questo punto della sera, ovviamente, buonanotte a tutti. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla che faccia che farai, così felice sbalordito non t'ho visto mai. A Tutto Campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai. Quando la vedi alla televisione rimarrai senza parole, cliccasi e seguici.